Non è una convention ecclesiale, ma un evento di grazia. Papa Francesco inaugura il percorso sinodale che impegnerà la Chiesa tutta per i prossimi tre anni. 12 le persone fermate dopo i disordini di ieri a Roma durante la manifestazione No Green Pass. Tra queste anche due leader di Forza Nuova che hanno partecipato all'assalto alla sede della CGL. Stato Squadrismo, dice il segretario Landini, solidarietà unanime al sindacato. Nuove linee guida per la scuola, mai più classi chiuse e quarantena alla prima positività di uno studente, intanto continua il calo dei contagi e da domani entrerà in vigore il decreto Capienze. Lezione di sport e di umanità al Festival dello Sport di Trento, sale in cattedra il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi. Buonasera, benvenuti al TG 2000, ascoltiamo gli affanni della Chiesa e del mondo, il Papa apre il Sinodo auspicando che sia un evento di grazia e non di pura facciata, incontrare, ascoltare e discernere i tre verbi cardine. Cristiana Caricato. Una convention ecclesiale ma un evento di grazia. Papa Francesco apre nella Basilica Vaticana il sinodo per una chiesa sinodale e la sublime bellezza di San Pietro incornicia l'avventura ecclesiale che prende inizio. 3.000 tra fedeli, cardinali, vescovi e religiosi ascoltano la profezia di una Chiesa diversa guidata dallo Spirito Santo. La liturgia propone una delle pagine evangeliche più radicali: l'incontro tra Gesù e il giovane Ricco, e nella sua omelia. Il pontefice parla della capacità del Signore di lasciarsi coinvolgere della sua passione per l'umano, per i volti e le storie che incrocia. Gesù non andava in fretta, non guardava l'orologio per finire pronto l'incontro, era sempre al servizio della persona che incontrava, per ascoltarla. Anche la Chiesa di oggi deve esercitare l'arte dell'incontro, raccomanda il Papa. Bisogna abbandonare rapporti formali, abitudini stanche e mettersi in ascolto degli affanni e delle speranze del mondo, evitando le risposte prete a portè. Non blindiamoci dentro le nostre certezze. Le certezze tante volte ci chiudono. Ascoltiamoci. Lo spirito suggerisce percorsi e linguaggi nuovi, afferma Francesco, liberiamoci da modelli pastorali ripetitivi, da tutto ciò che è mondano e camminiamo insieme sulla stessa strada. Poco dopo all'Angelus torna sul Vangelo della Domenica per guardare al giovane ricco che interpreta la fede come un rapporto commerciale dove si dà e si ottiene. La prima cosa da fare è liberarci di una fede commerciale e meccanica che insinua l'immagine falsa di un Dio contabile, un Dio controllore, non padre. La fede invece è un dono, continua Francesco, un sì d'amore, non si può comprare senza libertà e gratuità, è debole e malata, incompleta come una partita senza gol. E Papa Francesco dopo la messa nella Basilica di San Pietro e dopo l'Angelus ha voluto incontrare alcuni senza tetto tra quelli che vivono in strada nelle immediate vicinanze della città del Vaticano e assistiti fra case e famiglia ai servizi specifici sotto il colonnato. Vado ad ascoltarli, ha detto il pontefice durante l'Omenia ribadendo l'importanza del saper ascoltare. Cambiamo argomento, 12 persone sono state arrestate dopo il caos scoppiato ieri a Roma durante la manifestazione No Green Pass, tra queste anche i leader di Forza Nuova Fiore e Castellino immortalati dai filmati mentre guidavano l'assalto squadrista alla sede della CGL 600. Le persone identificate, 38 gli agenti rimasti feriti nei disordini. Luigi Ferraiolo. Ma che si retata nella notte, fermati ben 12 leader del gruppo No Green Pass che ieri ha devastato il centro della capitale. In manette il fondatore del partito Forza Nuova Roberto Fiore e il leader romano Giuliano Castellino, il ristoratore Biagio Passaro, fondatore del movimento Io Apro e l'ex NAR, i Nuclei Armati Rivoluzionari, Luigi Aronica, soprannominato e Pantera di Monteverde. In manette è finita anche la promotrice della manifestazione Pamela Testa. Il provvedimento è stato deciso dalla magistratura per le violenze in centro, l'assalto alla CGL e il ferimento di poliziotti e carabinieri, ma anche per le violenze nella notte al Policlinico Umberto I. Le indagini sono tuttora in corso, sono 600 le persone identificate. La Digos è al lavoro sui filmati delle telecamere di sorveglianza. Nel bilancio dei feriti ci sono ben 38 agenti, di cui tre carabinieri aggrediti durante il raid alla CGL. I 12 arresti 6 sono stati effettuati in flagranza di reato. Le accuse sono di vario genere, da devastazione e saccheggio a violenza e lancio di oggetti. Ma proprio nel pomeriggio sul canale Instagram di Forza Nuova è comparso un messaggio che rivendica le proteste. Altro che Forza Nuova c'è scritto il popolo ha alzato il livello dello scontro e non si fermerà e promette battaglia fino a quando il Green Pass non sarà ritirato. Per il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, quello che è successo sabato è da condannare. Il punto è che violenza e squadrismo, questa roba, va combattuta sempre. Sedi della CGL presidiate in tutta Italia, unanime la condanna e la solidarietà da parte di tutto l'arco politico per l'attacco di ieri. Pensano di intimidirci, ma non ci fanno paura, dice il segretario Maurizio Landini, durante l'assemblea simbolica di fronte alla sede storica del sindacato di Corso Italia a Roma, devastata appunto ieri dai manifestanti. Leonardo Possati. Non ci intimidiscono, non ci fanno paura, anzi da questa Camera del Lavoro, dalla CGL, vogliamo lanciare a tutto il Paese il monito e la proposta di rilanciare con forza una mobilitazione democratica che apra le sedi, che accolga le persone, che sappia rispondere ai problemi. L'Assemblea Generale è fuori dalla sede della CGL di Roma questa mattina per guardarsi negli occhi e ribadire ancora una volta la ferma condanna di quanto accaduto ieri. Una cosa molto precisa: è un disegno preordinato di un gruppo organizzato e di gruppi organizzati che hanno messo in campo un'azione squadristica e fascista. Questo è quello che abbiamo venuto io. Adesso bisogna ripartire uniti. L'appuntamento è sabato 16 ottobre a Roma per una grande manifestazione con Cisle e Will. Intanto continua ad arrivare la solidarietà al sindacato. Le immagini dell'assalto alla sede nazionale e degli scontri con le forze dell'ordine nel centro di Roma hanno indignato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha telefonato a Landini per esprimere la sua vicinanza ai lavoratori. Sulla stessa linea anche Mario Draghi, i sindacati, si legge in una nota di Palazzo Chigi, sono un presidio fondamentale di democrazia e dei diritti dei lavoratori. Qualsiasi intimidazione nei loro confronti è inaccettabile e da respingere con assoluta fermezza. Quarantena e scuola, cambiano le regole. Dall'elementare in su nessuna chiusura e nessun isolamento fiduciario, ma solo fino a un massimo di tre positività riscontrate. Intanto oggi ancora contagi in calo, 27 decessi, stabile l'indice di positività. Sentiamo Letizia Davoli. Meno quarantene e più test. Si potrebbero riassumere così le nuove linee guida sulla gestione dei casi di coronavirus a scuola, un documento di sette pagine dell'Istituto Superiore di Sanità che dovrà essere sottoposto all'OK okay delle Regioni prima di entrare in vigore e che di fatto allontana da studenti e famiglie l'incubo della didattica a distanza, sostituendo all'attuale quarantena preventiva di 10 giorni una sorveglianza con i test. Se uno degli alunni risulta positivo infatti, l'intera classe e i docenti verranno sottoposti a tampone e in assenza di altri contagi nessuno resterà a casa. I test si legge nella bozza dell'ISS, andranno ripetuti dopo 5 giorni e se si trova un altro positivo, alunni e docenti non vaccinati dovranno fare una quarantena di 10 giorni, mentre i vaccinati proseguiranno le lezioni in presenza. Tutti a casa in isolamento invece, se i casi sono 3 o più, ma se per i vaccinati la quarantena durerà 7 giorni, per i non vaccinati sarà di 10. Le nuove regole valgono per gli alunni da 12 anni in su. Per nidi e materne dove non c'è l'obbligo di mascherina va in Quarantena è immediata, tutta la classe. Tra i 6 e i 12 anni la quarantena per tutti scatta al secondo positivo. La campagna vaccinale, dunque, tra poco cambierà anche il mondo della scuola. Mentre già da domani cultura, sport e divertimento tornano ad una quasi normalità, con le nuove capienze per la zona bianca: 100% per cinema, teatri e musei, senza alcun distanziamento ma obbligo di mascherina. 75% gli stadi e 60 i palazzetti. 50% le discoteche al chiuso. Da venerdì 15 ottobre, invece, scatta l'obbligo di Green Pass per il mondo del lavoro. Una quasi normalità, confermata dai dati della pandemia che continua a frenare grazie ai vaccini. Anche oggi in calo nuovi positivi, decessi e ricoveri. La piaga delle morti bianche è una ferita sociale lacerante per tutto il Paese. Il Presidente Mattarella nella Giornata Nazionale della Memoria ricorda tutti coloro che hanno perso la vita o hanno subito infortuni svolgendo la propria attività. Alessandra Camarca. Dall'inizio dell'anno, fine a fine agosto, sono morte più di tre persone al giorno sul posto di lavoro. In totale, i decessi sono stati 772, numeri drammatici che emergono da un'elaborazione Amnil su Datinael, che mette a confronto il periodo gennaio-agosto del 2021 con lo stesso periodo del 2020. Dati diffusi in occasione della 71esima edizione della giornata AMNIL per le vittime degli incidenti sul lavoro. Nei primi otto mesi del 2021 si registrano circa 350.000 denunce di infortunio sul lavoro rispetto alle 322.132 dello stesso periodo dell'anno precedente, vale a dire un incremento dell'8,5%. Le denunce di infortunio mortale, invece, sono tornate a decrescere perché, chiarisce l'Associazione, non esiste quasi più la competenza delle morti causate da infezione da Covid-19 che nel 2020 aveva rappresentato un terzo del totale delle morti sul lavoro. Come si moriva 50 anni fa, anche oggi eh, succedono gli stessi infortuni perché se ci sono le macchine tecnologiche molto sofisticate ma se poi i dispositivi di sicurezza vengono manomessi... E poi succedono gli incidenti mortali come purtroppo è successo a Luana e a Branco. Nel giorno in cui si ricordano le vittime sul lavoro, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha mandato un messaggio al Presidente dell'AMNI, il Forni, in cui scrive una ferita sociale che non trova soluzione ma purtroppo è sempre in aumento e diventa lacerante ogni volta che si apprendono, come in queste ultime settimane, quotidiani e drammatici aggiornamenti di incidenti avvenuti. Un distacco di roccia di grandi dimensioni si è verificato nel gruppo dolomitico del Sorapis a San Vito di Cadore in provincia di Belluno. La frana di detriti è precipitata verso valle, fortunatamente in una zona non abitata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cortina d'Ampezzo e i volontari di San Vito di Cadore che hanno eseguito un primo sopralluogo. Nessuna persona risulta coinvolta o dispersa. Dopo il terremoto che l'ha distrutta il 30 ottobre di 5 anni fa, la rinascita di Castelluccio di Norcia, borgo medievale, famoso per le sue lenticchie e le meravigliose fioriture di fine primavera, passa anche attraverso un ambizioso progetto di ingegneria antisismica. Allora scopriamolo insieme con Clara Iatosti. Ci vorrà circa un anno. A Castelluccio di Norcia sarà costruita una doppia piastra antisismica di cemento armato di oltre 6.000 metri quadrati. Poi verranno le case. È il progetto che permetterà al borgo, cuore dei Monti Sibillini, di tornare alla vita dopo il terremoto del 30 ottobre 2016 che lo ha reso quasi un paese fantasma. È praticamente impossibile proteggere i singoli edifici, così il centro storico sarà ricostruito su isolatori sismici che saranno realizzati. Attraverso le due piastre. Disancorate rispetto al terreno, a loro volta isoleranno sismicamente l'intera collina. Pertanto, spiegano gli esperti, un ipotetico terremoto non porterebbe crolli né disastri. L'effetto che si, avrà, e si avrebbe con gli isolatori è un'oscillazione molto lenta di tutto il, il basamento, quindi di tutte le basi degli edifici. Non si, avrà, non si avranno conseguenze di nessun genere sulle costruzioni, quindi né danni neanche né di, di piccola entità, perché come dicevo la, la intensità viene di fatto ridotta di 5-10 volte, quindi non si avrebbe nessun danno, solo la sensazione di muoversi lentamente, tipo una sorta di barca. Diciamo così. Una tecnica nata 40 anni fa, già utilizzata in Nuova Zelanda, in Turchia, in Giappone e anche in Italia, soprattutto per isolare i ponti. E dopo il sisma dell'Aquila, anche edifici. A Castelluccio servirà per tornare a vedere i prati fioriti e a visitare l'antico borgo. Ha partecipato ai più importanti processi francesi, compresi quelli contro i responsabili delle stragi terroristiche di Parigi del 13 novembre del 2015. Lei si chiama Elisabeth ed è la disegnatrice ufficiale del tribunale della capitale francese. Beatrice Bossi. Con la valigia piena di acquarelli, ogni giorno Elisabeth si dirige verso il Tribunale di Parigi. È la disegnatrice, ufficiale di corte e ha assistito a decine di processi a cui le telecamere non erano ammesse. Dai suoi pennelli passano le espressioni degli imputati, la rigidità delle loro rughe e la perplessità delle loro voci. Tra i processi più importanti di cui è stata testimone c'è quello degli attentati del 13 novembre 2015 quello dello stadio di Francia, del Bataclan e dei ristoranti, che in una serata parigina hanno visto morire 103 persone. Même il Fin dal primo giorno si mostrava così, sicuro di sé, dice Elisabeth mostrando il disegno che ritrae Salah Abdeslam, il principale sospettato e unico sopravvissuto di quegli attacchi. Aveva preparato il suo discorso, aggiunge ancora, parlava in modo formale, ma si vedeva che era teso. Finita l'udienza, Elisabeth continua poi a disegnare anche a casa. Il suo è un compito importante. Saranno solo i suoi disegni a raccontare al mondo l'atmosfera del processo. Non, non puoi perdere la profondità dei regard. suoi occhi, dice il suo sguardo spaventoso e alla fine ammette, è un po' estenuante. Sarebbe bello staccare la spina e ogni tanto disegnare anche il mare. Proclamato beato a tropea nella provincia calabrese di Vibo Valencia Don Francesco Mottola, sacerdote che dedicò tutta la sua vita alla carità nonostante una paralisi che lo colse a soli 41 anni. Non è nato santo, ha detto il cardinale Merit Semeraro, scusate, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, lo è diventato anche mediante la sofferenza causata dalla malattia che lo ha accompagnato fino alla morte nel 1969. Dopo quasi cinque anni da prigioniera in Mali, nelle mani dei jihadisti, torna libera eh, suor Gloria eh, Narvaez. La religiosa francescana questa mattina era a San Pietro per la messa sinodale del Papa che l'ha accolta e salutata prima e dopo la celebrazione. Nicola Ferrante. Ieri ancora in mano ai rapitori, oggi benedetta dal Papa. Quando Suor Gloria stamattina presto ha incontrato Francesco, la messa di apertura del sinodo non era ancora iniziata. Il Papa la raggiunge in talare bianca, non ha ancora indosso i paramenti liturgici e si ferma a salutarla e a ringraziarla. Dopo quattro anni e otto mesi è libera Suor Gloria Cecilia Narvaez. In queste immagini il momento in cui ieri appena liberata è stata ricevuta dal presidente del Mali, accompagnata dal cardinale Jean Zerbeau. Ringrazio Dio e le autorità maliane, dice commossa. Poi vola a Roma e stamattina va in Basilica e incontra il Papa. Suor Gloria era stata rapita il 7 febbraio 2017 da quattro uomini armati nella parrocchia di Carangasso, confine col Burkina Faso, 400 km da Bamako. Originaria della Colombia, era missionaria in Mali da sei anni. Un lungo periodo di prigionia lo ha trascorso insieme a padre Gigi Maccalli, anche lui poi liberato esattamente un anno fa. Quando era stata rapita si sacrificò per prima, dicendo ai sequestratori «La superiore sono io, prendete me» per evitare che rapissero le suore più giovani. Poi nel 2017 i rapitori le avevano fatto realizzare un video che tenne tutti col fiato sospeso sulla sorte della religiosa, accendendo però anche la speranza per la sua liberazione. «Tutti i giorni preparo la mia borsa», diceva nel video Suor Gloria, sperando di essere liberata e ringraziando Papa Francesco. A fine messa, mentre lascia l'altare, il Papa incontra nuovamente Suor Gloria e di nuovo le si avvicina. È l'occasione per un'altra benedizione per lei che non ha mai smarrito la speranza. C'era anche la medaglia d'oro olimpica del salto in, alto, salto in alto Gianmarco Tamberi al Festival dello Sport di eh, Trento. L'impresa di Tokyo, un'emozione talmente grande, dice che non pensavo si potesse mai provare nella vita. Saverio Simonelli. È quasi impossibile nominarlo, Gianmarco Tamberi e non pensare a quello stacco lieve e potente, tecnico e armonico che l'ha portato sul gradino più alto del podio olimpico assieme all'amico rivale Mutaz Barshim. Una vittoria prodigiosa nel giorno d'oro, forse il più bello e importante di tutta la storia dello sport italiano. Due ori nella disciplina regina delle Olimpiadi e in due specialità di fortissimo impatto emotivo, come il salto in alto e i 100 metri. Più in alto e più veloce. Due terzi del motto proposto all'epoca da Decouverten. E così ieri sera, nell'ambito del Festival dello Sport a Trento, Gianmarco Tamberi ha ripercorso quella giornata e con l'abituale verba ha ribadito la lezione etica dello sport, l'impegno, la volontà, la capacità di arrivare al massimo livello dopo aver toccato il fondo. E accanto a lui due leggende, il cubano sottomaiore e Dick Fosbury, inventore dell'omonimo salto. Ma poi lui, Jimbo, contento come un bambino di fronte a un regalo da scoprire come a una festa di compleanno. E con questo è tutto, grazie per averci seguito da parte mia, un saluto e buon proseguimento di serata a tutti.